Come avete potuto sentire, il repertorio di Chappaquai è in continuo rinnovamento. Visto che c'è la scenetta sulle elezioni, qualche anno fa una povera anziana va a votare alle elezioni politiche. Un gruppo di facinorosi rossi la fermano per strada e dicono: guardi, lei è molto cattolica, vero? Sì, certo. Ecco, lei deve votare Partito Cattolico Italiano, si ricordi, TC. Va bene, va bene. Va a votare, alla sua uscita, il gruppo di ragazzi la fermano di nuovo. Allora, ha votato per il Partito Cattolico Italiano. No, guardi, siccome ho fatto un voto alla Madonna, ho votato Maria Santissima Immacolata. Con una rapidità incredibile si è materializzato dietro di me un seggio elettorale. Facciamo il salto nella politica nel momento più importante della vita politica, le elezioni. In questo caso si tratta di un seggio che serve per un referendum popolare, o meglio, doveva esserci una slide, ma ahimè c'è stato un piccolo problema, quindi sono costretto io a farmi da slide, nel senso che questo referendum è un referendum impopolare per il ripristino dell'area Belletti ad uso inceneritore, per il ripristino dell'area Mirsa come sala polivalente, ma adesso anche come stoccaggio rifiuti, e i cittadini possono votare, è un referendum un po' particolare, sì, no ovviamente, ma anche mi. Prego. Collega, da raccontare, come l'ho già detto, questa è una votazione molto importante per i cittadini gagliatesi. Lei sa benissimo che io non ci tengo molto a farmi notare come presidente del seggio. No, guardi, non ho nessuna velleità. Incredibile. Benissimo, benissimo. Non facciamoci notare, però dobbiamo essere seri. Questo è un seggio molto importante, il seggio 16 è un seggio difficile. E andiamo subito a iniziare, facciamo iniziare gli elettori, facciamo venire a votare gli elettori, presto che tardi. Avanti, prima di tutto. Primo. Bravo. Buonasera. Signor Tanna Franco. Giusto? Vado a votare. Prego, vada pure a votare. Prego, vado a votare. Cominciamo bene con la matita che non crede. Non ci faccia vedere cosa vota. Come vi ho detto, è un seggio molto difficile. Nel seggio 16 ci sono dei personaggi a dir poco pericolosi. Prego, Scalfarotto. No, Canna Franco. È lo stesso, non cambia nulla. Va bene. Prego, il prossimo elettore. Un altro. Signor Belletti Paolo, vero? Belletti Paolo. Prego. Votazione. Comportiamoci bene, il nostro elettore ha sempre ragione. Certo. Avanti, perfetto. È una giornata buona. Sì, fino alla tarpade. Cassino ha votato. No, Belletti Paolo. Lo stesso. Oh, cosa stai a dire? Cassino è la stessa persona. Va bene, signor. Le ho detto che è un seggio difficile. Speriamo che alcune persone di mia conoscenza non vengano. Signor Marco Paffino, prego, la contessa tra i valori, d'arriva, lei voti pure tranquillo. Ma specia, contessa, aspetti, il titolo nobiliare a noi non interessa, mi sembra che lei sta un po' esagerando ultimamente, sia con i titoli nobiliari che con silicone, vedo anche. Senta, per favore, scrutatore Scarò, il signore gli ha gradito per il balosso, anche lui con gli esti, e più dietro non sembra il filo. Ma io fare la voce a lei? Sì. Ma mi faccia il piacere, ma si guarda seduta a fare il finisce il cliente. Ma mi fa aspetti il tuo turno. Si metta una seduta tranquilla. Tranquilla. Il mio voto di più tiro ha votato. Ma è lo stesso, Non so. Lei stia lì che ancora non l'abbiamo trovata sull'elenco. Anche perché io venga il prossimo elettore. Non ce l'ho. Pronti? Passiamo per finire le schede.
Tira un tasso senza schiena. Tasso senza schiena? La donna vera. Ma pure lui adesso! Si va a fuggire di pelati! Prego, prego, prego! Prego! Ma come vuoi che ti chiami di pelati? Non posso mi dire bene! Prego! Oh! Via lì tranquilla! Ma lì la scurrupo, vedi fare le volta, 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 cavate! Voi te la racconto! Ma più bene, dai! Sì! Sì. Va bene, va bene! Dai! Ma guarda, sei una contessa, la devi sottostare! Contessa! Aspetti il suo turno perché la stiamo cercando sull'elenco. Una sera una volta. Ah, va bene. Ti prego di venire con noi, ti trovo. Oh, assessore, anche la con noi. Buonasera. Assessore. 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 L'aiutiamo noi. Aspetti, aspetti. L'aiutiamo noi con la partita. Prego. Prego, assessore. Assessore. Excuse me. Excuse me, no, capitino, che svolta messi, capitino, questo capitino non avrà per su, oh, che sento, dentro un tessino, lì che fa il tessino, oltre che mi sento, mi regali una bella gallina che avendo buona adesso, proprio i regali che costa, io un po' preso tra, ma di buona, ma come mi lavora da sera, ma si mette tre volte, ma non si disturbi, stiamo lavorando. Aspetta, mi voglio rovinare la reputazione. Ma si, guarda, è un morto. Le galline ce le può lasciare qua, vuole? Adesso la galline la mamma. Ah, boh, vabbè. Adesso sa che lei tre tre. Ma sa che ha fatto. Adesso che gli tocca anche la votazione, no? Ma le segno nel tanto in un seggio elettorale, mettersi a fare. Non sono da spicce, ammazzo il tempo. Cosa sta facendo adesso? Sono dritti, fraghi, cuzzetti, dovrebbe fare. Cosa fai da tempi, tempi? Dopo te devi all'amministrazione, e devi ripatare, devi via, con lo smoke natalizio. Metti la tua paghetta nella calzetta, e così ti ritroverai in una piazza pulita? Ridi, La piazza più luminosa, pulita e netta. E tu le metterai e più contribuirai al ripristino delle aree mirse e belletti perché cadono tutti i tetti. Senta, questa mi vuole rovinare la reputazione. Andavamo, mi vuole rovinare la reputazione. Tranquilla come giornata. Ma scrivo scarono, sai che ti devo dire? Ma le mie dici che verranno tutto a te, non mi erano pastici, ma mi ero per io deve essere rovinato, da me che posto! Senta, si metta a fare la sua calzetta tranquilla e ci lasci continuare la votazione. C'è un altro votante per favore, intanto che troviamo. Venga a votare uno di voi, venga a votare. Forza! Forza! Allora, c'è qualcuno che voti su una. Non c'è più nessuno, no? Senta che scelta! No. Mi raccomando, allora, uno ha votato e ci siamo. Oh, l'infermiera ha votato, grazie. E adesso sa che fa. Ma anche la minestra. Ma ha finito la calzetta e si mette a mangiare la minestra qui con noi. Io ho tanto fame, si torce il piccè. E vedi che cos'è quella? Questa è la minestra del patronato. Vabbè. Basta, fagioli bicarbonato! Bicarbonato? Il bicarbonato della minestra! Ah sì! Scaro, puoi sempre che capisci a me? Ma bisogna appunto poco da chiedere in musica! Allora, quando che... Lì non capì, che amministrazione, quando viene un po' mesi, ti raffa mai anziani! I ristella stitichi! Allora, la magia di carbonato prendete forte! Facciamo una cosa! Mandiamola a votare subito, sì. Mandiamola a votare subito, no, perché altrimenti qua c'è qui la sveglio. Prego, contessa, no. prego, contessa, vada pure a votare. La più sempre con me, guarda. Almeno ce ne liberiamo. La più sempre con me, guarda. Forza. Tocca a me. Sì, sì. Oh, che bello. Tocca a lei che almeno... Accompagna la contessa cortesemente, accompagna la contessa. Mi raccomando, ecco, faccia la votazione, tranquilla. Però... scusa, sono scrutatore, ma dove potrebbe essere la crociaccia? Chi non serve? Ma non è che
noi è segreto il voto. È segreto. È segreto. Vada e non ci faccia vedere come vota. Va bene, sa. Forse che se non mi dà. Ma chi se la scorsa io mi? A tu! Te! Ma o te! Te! Che gli ha battito? E tutto questo che passa l'amministrazione con il telematico! È già finito mai! È già finito mai! La scelta anche, forza! Santo! Questo è quello che succede ad associare sostanze chimiche con prodotti